Il problema della magnitudo è questo, sempre la stessa energia è, il problema è che la sismicità indotta è molto più superficiale della sismicità naturale e pertanto la magnitudo è l'ultimo dei parametri che bisognerebbe utilizzare per poter stabilire se un terremoto è forte o non è forte. Quello che vedete qua è un terremoto di magnitudo 3-4 che è stato registrato a Roslink in Olanda e quella linea nera più o meno tratteggiata vi dicono quali sono le accelerazioni osservate della rete di monitoraggio che c'era, per cui la media era dell'ordine di 0,15. 0,15 vuol dire che è una frazione dell'accelerazione che deve sopportare un edificio sul piano orizzontale. Le case sono sopportate tutte per reggere almeno il loro peso, se no non ci starebbero i piedi, e quindi loro reggono una volta l'accelerazione di gravità in direzione verticale, ma non sono progettate per reggere delle spinte orizzontali. Questa è la frazione, quindi 0,1 vuol dire il 10% dell'accelerazione di gravità, 0,2 il 20%, 0,3 il 30% dell'accelerazione di gravità. Allora vedete che i valori, diciamo, estremi di questa distribuzione possono fare un terremoto piccolo, di magnitudo 3,4, sono stati registrati fino a 0,3G, la media è 0,15G circa. Considerate che in Emilia Romagna, dove c'è stato il terremoto, la pericolosità sismica era 0,12. Quindi vuol dire che nelle immediate vicinanze di un terremoto indotto l'accelerazione può essere molto elevata. Per converso, la buona notizia, se così lo vogliamo chiamare, è che questa intensità diminuisce molto rapidamente all'allontanarsi dall'epicentro. Cioè più... magnitudo, perché è uno standard, però a parità di magnitudo due terremoti possono fare danni completamente diversi, se uno è più superficiale può fare molti più danni. In particolare la sismicità indotta poi è questa cosa strana, che essendo più superficiale fa un grosso risentimento vicino all'epicentro e si attenua a 10-20 km, ha dei valori molto più bassi di un terremoto normale, perché se il terremoto è profondo si sente parecchio in giro e meno alla superficie, se il terremoto è vicino alla superficie si sente poco in giro ma maggiormente all'epicentro del terremoto. E in Olanda ci sono delle regole, lo Stato dice quando progetti un impianto, l'impianto deve essere in grado di resistere non solo alla sismicità naturale ma anche alla sismicità indotta. Quando è la sismicità indotta viene stabilito da studi che possono essere fatti anche da commissioni internazionali e a cui segue poi un'assunzione di responsabilità. Nel senso che nel momento in cui questa è una pubblicazione nella quale ci sono tre attori in questo lavoro che sono i proprietari dell'impianto, l'ente che fa il monitoraggio, che è un ente statale, l'equivalente della nostra NGV, e l'ente tecnico, cioè l'equivalente di una nostra ARPA o cose di questo genere, che si legge il report e stabilisce se le cose sono state fatte bene o se sono state fatte male. E vedete che qua dicono che durante la produzione ci sono stati degli eventi fra magnitudo 3 e 3,5 e quindi i proprietari non hanno nulla in contrario a sottoscrivere un lavoro insieme a chi li ha monitorati per dire che effettivamente hanno prodotto un certo livello. Ma non è tutto qua. Se andate sul sito di questi impianti, questo è sempre Bergamo in Olanda, sostanzialmente questi vi dicono che il terremoto potrebbe verificarsi fra 3,5 e 3,9 sulla scala Richter. Con un tale terremoto molte persone avvertiranno le vibrazioni e si possono verificare danni strutturali degli edifici come crepe negli intonaci e temperature. Cioè, loro lo sanno, adesso qua possiamo discutere se questo è etico, che senso abbia economicamente, per il governo olandese ha un senso enorme, perché il governo olandese percepisce 19 miliardi di euro di royalties dalle compagnie che estraggono gas in questi tre campi, i danni fino a questo momento sono stati al di sotto del milione di euro, quindi ci guadagnano 17.000 a uno. È chiaro che di fronte a un calcolo economico di questo genere possiamo discutere dell'etica, ma è ovvio che i numeri parlano chiaro, tant'è che non hanno nessun problema. Si potrebbe fare così? Se il governo italiano lo facesse, sì, perché gli altri lo fanno. Legge nazionale però ci vuole, capito? Allora, questo è il sito della compagnia che ha un altro campo che si chiama Gröninger, dove vedete quella torta, vi dice che loro hanno già pagato 2.000 danni a 5.000 euro, un migliaio di danni fra i 5 e i 10.000 e hanno fatto 136 risarcimenti da oltre 25.000 euro. Questo nell'arco di 3 mesi.
da quando c'è stata la sequenza sismica che è iniziata ad aprile, e questo è dell'altro giorno. E quel disegnino fa vedere come funziona. Shadow Band vuol dire avete avuto danni, premete qui, si apre una scheda e uno dice buongiorno, mi chiamo Tizio Caio, venite a vedere casa mia, va un incaricato, un ingegnere, stabilisce se c'è stato il danno, un incaricato della compagnia come gli danni, sa, va, ripara il danno, e alla fine questo qui gli deve dire se sono venuti e mi hanno riparato. Altro modo, altro modo. Siccome dice che c'è un mucchio di cose che ce le chiede l'Europa, come dice, l'Europa fa così, cioè non è che solo quando dobbiamo prendere delle mazzate di tasse ce lo chiede l'Europa, no? Cioè, l'Europa a nord fa anche di queste cose. Negli Stati Uniti fanno ancora di meglio. Questo è il più grosso campo geotermico probabilmente del Nord America, si chiama The Geysers, è in California, e lì hanno un pannello, un panel internazionale di esperti che si riunisce ogni 6 mesi e dice la sua su tutto quello che la compagnia ha fatto, registrato, eccetera. Quindi questi sono i terremoti indotti dall'impianto, questa roba la trovate se cercate The Geysers su YouTube, cercate rapporti del seismic monitoring e trovate le pubblicazioni in PDF di questi signori che dicono bene. In questo periodo questi sono stati terremoti, questi sono accelerazioni massime, questi che hanno potuto produrre danni, anche qua c'è un sistema di ristoro del danno, e poi soprattutto vedete la cosa che manca completamente in quei grafici che vi ho fatto vedere dalla Svizzera, la compagnia è tenuta a dire quanto fluido stava iniettando. Quindi quel grafico, quelle barrettine azzurre sono la quantità di fluido che veniva iniettato, per cui in quel periodo di operazione loro volevano iniettare 450 galloni al minuto, hanno avuto 3 terremoti, 1,5, 2,0, 2,8, a 2,8 si sono fermati e sono scesi a 300 galloni per minuto. E quindi questi dicono bene, avete fatto bene, però per altri 3 mesi bisognerà tenere monitorata la situazione. Quindi non solo quel terremoto è un terremoto indotto, ma si vedono anche le operazioni che ha fatto la compagnia per ridurre la possibilità che da magnitudo 2,8 si andasse a magnitudo superiore, che potevano fare danni maggiori. Morti. Come? O morti. Oddio, morti. Dai morti ci arriviamo, perché poi in Italia tendiamo a scordarci che siamo un paese sismico, che non è un problemino da poco, perché col fatto che i terremoti li fa l'uomo, poi ci scordiamo che i terremoti vengono da solo e noi ci culiamo dell'idea che se non li facciamo venire noi i terremoti ci lasciano in pace, che è un'idea estremamente pericolosa. E questo è il posto dove questa idea si sta radicando, in una maniera secondo me gravissima, che è la Val d'Agri. La Val d'Agri è un posto dove la regione Basilicata prende parecchi soldi di royalties. Il problema è che neanche una lira di queste royalties va alla messa in sicurezza sismica delle abitazioni. La popolazione si lancia in furiosi dibattiti se l'estrazione del petrolio causerà un forte terremoto. La mia ragionevole scommessa è che questi fra 10 anni hanno finito le operazioni, magari fra 25 o 30 anni viene un terremoto di magnitudo 6 o 7 che non c'era più niente a che fare con l'estrazione del petrolio, e quelle case saranno esattamente vulnerabili come lo sono oggi. Peccato che abbiamo perso almeno l'occasione per metterle a posto. Comunque questo per farvi vedere che adesso abbiamo dati pubblici, la rete degli NGV è talmente sensibile che ci si può imbattere per caso nella sismicità indotta. Gli autori di questo lavoro, quando l'hanno scritta, non sapevano neanche che esisteva la sismicità indotta, perché non è materia che si insegna all'università. L'hanno mandata alla rivista, che si accorta che invece è un caso di sismicità indotta dal lago, che è quella cosa che prendete vicino il pallone rosso sui terremoti, il lago e quella silhouette di vicino, e quindi questo è un caso di sismicità indotta che è stato scoperto con i dati della rete pubblica nazionale. Queste sono le oscillazioni del lago, corrispondono alle oscillazioni della sismicità. Vedete, la curva sotto vi fa vedere il livello dell'invaso aumenta e aumenta il numero dei terremoti. La sismicità indotta non è una cosa tanto semplice da capire, e questa figura secondo me la fa vedere benissimo. Mi sposto di qua perché sennò non riesco a indicarvelo. Allora, questo bozzo di pallini qua è la sismicità indotta dal lago. Ovviamente siamo nell'Appennino meridionale, la zona è sismica di suo, quindi terremoti li fa indipendentemente. Questo è il lago del Tertusino, questo è il lago di Monte Cotugno, è la diga in terra più grande d'Europa ed è uno dei bacini idrici più grandi d'Europa, non fa neanche un terremoto, nonostante sia molto più grande. Quindi vuol dire che non è che tutte le opere dell'uomo inducono sismicità, ci sono dei posti dove ci sono delle condizioni estremamente
particolarmente favorevoli per ridurre sismicità. Tant'è, il paradosso si vede negli ultimi anni, che questa è la zona dove si estrae il petrolio, praticamente non c'è sismicità, ma ne stanno avendo parecchie nella zona dove invece c'è la reiniezione dei reflui del centro Oli. Vuol dire sostanzialmente che qui sotto ci deve essere una faglia che ci mettiate sopra dell'acqua, ci mettiate dentro dei reflui, lei si muove. Qualsiasi cosa ne fate è particolarmente sensibile e si muove. Tant'è che si vede bene che questa sismicità ce n'è meno, ma è costante, perché è costante il tasso di reiniezione dei reflui del centro olio. Questa invece c'è di solito da marzo a maggio, quando sulle montagne si scioglie la neve e si riempie il lago. Quindi, perché questa sì e perché quella no, lo sappiamo purtroppo dopo che sono venuti i terremoti, di solito. Allora, altro problema. Non solo ci vorrebbero delle regole, ma quelle poche che abbiamo dovrebbero essere delle regole condivise e chiare. E invece purtroppo in Italia su questa cosa, e qua guardo Borgia perché lui penso che le conosca, queste due cose che sto per far vedere, ogni tanto ci si sconfonde. Allora, queste sono due prescrizioni date per due stoccaggi di gas. I due comuni sono a 20 km l'uno dall'altro, i due stoccaggi si toccano. Allora, in un caso si dice che se la sismicità indotta supera magnitudo 3, considerando l'epicentro all'interno di un'area di raggio uguale a 10 km, la pressione di esercizio massima dovranno essere ridefinite. A quelli del comune fianco gli dicono, qualora la sismicità registrata in un raggio di 10 km dal fondo del pozzo, dello stoccaggio, durante l'operazione di gestione, anche successivamente al fermo degli impianti, se uguale o supera la magnitudo 3, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per riportare la magnitudo locale a valore inferiore a 2. Quale regione? Lombardia. Sono una provincia di Brescia e una provincia di Cremona. Sono proprio... Chi glielo dice? Questo lo dice il Ministero. Sono le prescrizioni ministeriali per due impianti che distano 10 km l'uno dall'altro. Potrei andare avanti con la lista perché ci sono degli impianti per i quali è previsto un monitoraggio della subsidenza della sismicità, per alcuni è prevista solo la subsidenza, per alcuni è prevista solo la sismicità, per alcuni non è previsto nulla. E sono impianti dello stesso tipo. Capite bene che il cittadino, ma anche il primo cittadino di questi due comuni, guarda l'altro e dice perché a te hanno messo una soglia e a me ne hanno messo un'altra, perché a te fanno un sistema di monitoraggio in un modo e a quelli lo fanno in un altro. Si crea confusione e ovviamente non mi sembra, se devo essere onesto, neanche tanto lungimirante come politica di diffusione delle informazioni, se uno vuole un'accettazione da parte del pubblico di quello che ha intenzione di fare, ovviamente, cioè, se due cose uguali producono effetti diversi è il modo migliore per confondere le idee alla gente. Che si può fare? Beh, allora noi come OGS abbiamo un piccolo progetto, un finanziamento abbastanza irrisorio, con il quale abbiamo cercato di mettere su un portale sul quale stiamo raccogliendo tutte le normative. Ci stiamo dando da fare per cercare di sensibilizzare le varie autorità a questo riguardo e soprattutto stiamo cercando di dare un buon esempio, nel senso che questo è uno stoccaggio che è stato autorizzato alcuni anni fa in Veneto, è quella zona che vedete in arancione, i pallini, anzi triangoli blu, sono la rete sismica del nord-est che gestisce normalmente l'OGS insieme a quelle gialle che sono altre stazioni slovene, austriache, eccetera. E intorno a quell'impianto è stata messa una rete molto densa di elevata qualità strumentale che è in grado di registrare da magnitudo negative, la magnitudo può avere valori negativi, una scala che permette di misurare anche meno 2, meno 3, meno 4, se i terremoti sono molto, molto piccoli, non si ferma a zero, diciamo, e però dall'altro estremo abbiamo degli strumenti che si chiamano accelerometri che, se ci dovesse essere un terremoto forte, ci permettono di misurare quell'accelerazione che abbiamo visto precedentemente.